Altra giornata abruzzese per un altro esponente del governo, la ministra per le disabilità Alessandra Locatelli, che questa mattina è stata impegnata in un giro istituzionale per visitare le associazioni che si occupano appunto di sociale sul territorio. È stata questa mattina, dicevamo, a far visita a Noemi Sciarretta, a Guardia Grele. Tra poco sentiremo anche il servizio realizzato da Massimo Profeta, ma intanto la ministra è arrivata a Pescara per visitare un'altra associazione, quella di Diverso Uguali, e abbiamo collegato con noi proprio Luca Pompei. In questo momento vediamo cosa sta accadendo. Luca, buongiorno. Buongiorno Anna, passo subito la parola al ministro. Spero che potremo rispondere sempre meglio in futuro a quello che significa amare e curare i propri figli, i propri cari, anche quando hanno una gravissima disabilità, per non essere lasciati soli dalle associazioni, dai servizi e dagli enti che possono essere davvero un accompagnamento in questo percorso, perché le persone che amano e che curano non vogliono essere sostituite, ma accompagnate in questo percorso, non essere sole. E io credo che questo debba essere il nostro massimo impegno nei prossimi mesi. Ecco, Ministro, nei giorni scorsi sono registrati dei fatti di cronaca Sì, tristi. ne Ah, stavamo parlando. Ah, no, ma scusate. ci mancherebbe. Ecco, la disperazione di questi parenti Sì. rispetto a queste situazioni. Stavamo appunto dicendo che c'è a volte un senso di solitudine, no? Anche magari quando a volte intorno c'è anche una rete di servizi, associazioni. Io credo che le istituzioni debbano fare di più. In questo caso noi intendiamo dare un riconoscimento, per esempio, alle figure del caregiver familiare convivente in particolar modo, perché spesso anche questi fatti di cronaca dei quali veniamo a conoscenza riguardano persone che 24 ore su 24 accudiscono un proprio caro, magari con una complessità particolare e si sentono fin isolate. Ora, non tutti i casi sono uguali, questo è chiaro, ognuno ha la sua storia, però in ogni caso io penso che dobbiamo fare di più e dobbiamo garantire un accompagnamento a tutte queste persone che amano e che curano, non vogliono essere sostituite, vogliono che noi gli diamo la certezza di un percorso per tutta la vita insieme, come è giusto che Cosa sia. intendi per riconoscimento? Beh, adesso noi faremo un tavolo, probabilmente ci sarà un tavolo interministeriale tra il Ministero delle Disabilità e il Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro per dare un riconoscimento, ossia la definizione di questa figura del caregiver familiare, in particolare convivente. Già ci sono dei fondi che vengono distribuiti, però l'Italia è l'ultimo paese, diciamo, in Europa che ancora non ha dato questo tipo di riconoscimento. Cosa significa dare anche tutele, magari immaginare dei percorsi di prepensionamento per chi ama, cura ed è impegnato, per esempio, 24 ore su 24 con un caso molto complesso. E quindi delle tutele e delle garanzie che possono accompagnare questo percorso. Poi ci possono anche essere altre, diciamo, attività complementari, come penso, non so, al supporto psicologico, alla formazione, a tante altre cose che possono arricchire la figura stessa, però, e irrobustirla. Però la cosa primaria è proprio quel supporto anche dal punto di vista delle tutele, dello sgravio fiscale e economiche che richiedono da tanto tempo.